Comunque ragazzi, perdonatemi, ma io sono nuovamente commosso, nuovamente emozionato, non tanto per i due gol in 17 minuti e il 3-0 al 55esimo che non capitava da almeno 47 anni, ma per Dybala e Cristiano Ronaldo che ormai sono una coppia di fatto, una coppia a tutti gli effetti ed è una coppia meravigliosa. Hanno fatto la comunione dei beni, hanno fuso le esultanze, ognuno ci mette dentro parte della propria e parte dell'altra. È una roba meravigliosa e mi sento di dire che l'esultanza di Cristiano Ronaldo contro il Sassuolo, proprio con dedica Dybala, ha fatto star meglio, secondo me, psicologicamente lo stesso Dybala. E oggi l'abbiamo visto. Questa è una mia ipotesi, assolutamente, magari è una cazzata mia, però secondo me psicologicamente Ronaldo con quell'esultanza domenica scorsa l'ha parecchio aiutato. Che oggi, ragazzi, Dybala ha fatto una partita sontuosa, per carità, contro il Frosinone che non è comunque penultimo a caso, se è penultimo un motivo c'è. Però oggi Dybala ha fatto un gol innanzitutto della Madonna. Ha fatto una partita sontuosa, ha fatto delle giocate meravigliose e mi fa enormemente piacere che si sia sbloccato soprattutto mentalmente. Ok, ha fatto solamente due gol in campionato, quello di oggi è il terzo, quindi si è sbloccato anche proprio a livello di gol. Sbloccato. È tornato al gol, semplicemente. E mi fa comunque piacere che si sia sbloccato mentalmente e sia tornato al gol proprio prima della partita di Madrid, che alla fine è la partita chiave della stagione, una delle partite chiave, per il momento la partita chiave. Poi mi fa piacere che Ronaldo abbia trovato il gol, che altrimenti mica sarebbe uscito dal campo, almeno ha fatto gol al 55esimo e quei 35 minuti si è riposato anche lui in vista di Madrid, che lì deve essere parecchio carico, va bene, i gol al Sassuolo, i gol al Frosinone, però in Champions League al momento ha fatto gol solo al Manchester United, gol bellissimo, però alla fine solo uno è, e adesso Cristianone è giunto il momento di martellare per bene anche in Champions, che è comunque il tuo pane quotidiano. E per il resto nulla, dopo la partita contro il Sassuolo anche oggi ho visto una bella Juventus, a livello di gamba, a livello di idee, a livello di giocate, a livello fisico, sicuramente una Juventus migliore rispetto a quella dell'ultimo mese, ma era anche normale. Ha rotto i maroni per i carichi in vista della Champions, nelle due partite prima della Champions effettivamente qualche miglioramento si è visto. È vero che ha giocato contro Sassuolo e contro Frosinone, però oh, ci sono anche loro nel campionato, cos'è? Non le escludiamo, le dobbiamo affrontare e le affrontiamo. Mi ha stupito vedere la coppia di centrali titolari, in particolar modo Bonucci che si pensava all'inizio che non avrebbe neanche giocato contro l'Atletico, mentre invece fortunatamente è riuscito a recuperare, ha giocato tutta la partita e pare abbia fatto anche gol perché non si è capito bene chi l'ha toccata. Al momento si parla di Bonucci e quindi prendiamo per buono ciò che viene detto al momento. Non pensavo di vederli entrambi per così tanto tempo, però effettivamente mi sono fatto la mia idea. Comunque, dato che contro l'Atletico dovevano essere pronti, non potevi neanche assumerti il rischio di metterli in campo da titolari senza averli testati in precedenza. Secondo me Allegri oggi ha deciso di metterli titolari perché comunque giocavi contro il Frosinone, che per carità ti può comunque mettere in difficoltà nel calcio, mai dire mai, in particolar modo a ridosso della Champions, però comunque una squadra con un potenziale offensivo non proprio dei migliori della Serie A. E quindi era importante testare sia Bonucci che Chiellini in questa partita. E devo dire che comunque entrambi hanno fatto un'ottima partita. Chiellini poi per una ventina di minuti ha riposato, anche perché, diciamoci la verità, con tutto il bene che si possa volere a Bonucci, dei due centrali il più importante è Chiellini, quindi ottimo che abbia riposato. E nulla, non ho nient'altro da dire. Momentaneamente a più 14, poi vedremo cosa fare il Napoli e bla bla bla. Da domani mi inizierà a venire, no, un pochino di ansia, un pochino di patema, però è l'ansia più bella del mondo. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!